Il grande Joyce critico si annuncia già nella fase giovanile, nelle poesie non solo d'occasione, ma anche quelle giovanili. Quando uno pensa ad Eliot e legge in italiano un delitto, oddio, nella vecchia Bordeaux le zanzare ronzavano, tante zanzare, non avrei creduto che ce ne fossero nel mondo tante. Affrettati Joyce, è l'ora, hurry up Joyce, it's time. Monsieur, Antologos, giardiniere del luogo, berretto grigio, furbamente cortese, da 50 anni, fabbricante di vini, dice in francese meridionale, le petit vin, è il più sicuro, perché se non è buono, vous, ne l'avez pas payé, affrettati, ora, ma ci divertiremo tanto di ritorno in clinica, nella tua terra desolata, o Esculapio, né vero. Sai, su Eliot, mastodontico, nessun critico può fare, nemmeno Pound, sto parlando di Pound, quindi. C'è questa elettricità in Joyce sulla lingua, e c'è questo linguaggio che si arrende ai significanti, si rende, ne crea quasi degli incroci continui, dai quali non si esce, e i personaggi non esistono. Quest'autore aveva avuto degli inizi molto tradizionali, aveva lavorato molto sulla storia, sul plot nei suoi primi racconti. Allora come arriva a questo romanzo? E soprattutto è triste, ma che cosa riferirlo? Ma che cosa racconta questo lungo romanzo in 1000 pagine? Qualcosa racconta? È un monologo interiore? Non lo è? Che cos'è? Non si può chiamare un monologo interiore. Non c'entra Dujardin, non c'entra... Ma a mio avviso nessuno, non c'entra nemmeno certo Sterne, non c'entra nemmeno certo... Non ha né precedenti e non ha, e purtroppo forse ha qualche seguace, qualche pigono, questo sì, insomma. Non si può pensare a Pizzuto, a certe cose, sono un lettore di Joyce, senza collegarlo, non si può pensare nemmeno a Gadda, se vogliamo. Ma quello che in Gadda resta grande ingegneria, grande meccanica, ecco. Alla quale io preferisco l'Alberto Pisani di Dossi, perché almeno è così giovane. Ed è altra cosa, riuscire ad arrivare a un'immediatezza simile, penso appartenga solo a Finnegan's Wake, appartenga solo a Joyce, solamente all'Ulisse, fondamentalmente all'Ulisse. Non è un modo di raccontare, perché non c'è racconto, lui non racconta, riesce a raccontare non raccontando. E questo passaggio del pensiero, che non è obbligato dal concetto, va bene, a essere mediato, a trovare una mediazione, a trovare una ruffiana che poi lo stili sulla carta. Quello che anche nei grandissimi scrittori poi ci lascia a volte, o almeno mi lascia perplesso. Questa sicurezza d'aver detto davvero il pensiero. E qui il pensiero è completamente preso in giro, e c'è questa immediatezza. Ripeto, unica, penso sia il libro della storia umana. Joyce, quando lo scriveva, ha riletto i commenti all'Odissea, ha riletto l'Odissea, si è soffermato a lungo. Allora, che rapporto c'è tra Joyce e Omero? Il pregio dell'Ulisse, al di là delle intenzioni di Joyce, a mio avviso, di riproporre una moderna Odissea, è nell'avere... perché anche in Daedalus allora avrebbe potuto... Eppure non c'è la stessa operazione. Il ritratto dell'artista era giovane, un'operazione che avrebbe sepolto Joyce, così tra i tanti, nella miriade degli artisti della penna, ma chissà chi se ne ricorderebbe. Ma in effetti poi l'Ulisse di Joyce è rimasto un libro eternamente, io penso, chiuso. E sarà eternamente chiuso. Tutte le case, io frequento poco il mondano, visto sempre molto intonso l'Ulisse, lì in un angolino, bisognava averlo, perché magari non sapeva altro, ma l'Ulisse doveva essere sul tavolo, poteva entrare qualcuno da un momento all'altro, guai se non... senza l'Ulisse non... rappresentava un po' il decoro degli anni 60, aver l'Ulisse. L'Ulisse esce nel 1922 a Parigi, è un libro rivoluzionario, in Italia esce molto dopo, ed ha degli allievi secondo lei,
Cioè questo modo così nuovo di scrivere fa scrivere diversamente gli scrittori, fa pensare diversamente gli uomini di cultura? Ma io penso davvero di no, io mauravo nella mia illusione, nel mio candore, giovanissimo, da allora che dopo questo libro dico, beh, qui nessuno più, finalmente nessuno scriverà un libro, finalmente si ripubblicheranno i classici, come si deve, ecco, finalmente la gente qui in Italia rileggerà i classici, e invece no, sarà proprio un'inflazione editoriale, si continua a scrivere sonnecchiando, dimenticando, cercando di rimuovere questo l'Ulisse di Joyce, e secondo me non si può rimuovere l'Ulisse di Joyce. Ma chissà per quanti secoli, forse millenni. Joyce ha scritto anche per il teatro, esuli. Che cosa ne pensa? Non leggo nulla di scritto per il teatro. Io sono riuscito a leggere Platone, ma proprio cercando negli anni scorsi, di depennare la forma dialogata, equivoci, appunto, che poi autorizzano certi attori, pardon, nostrani, e anche non nostrani, a tabararsi i lenzuoli e magari andare a riferire, già lo faceva Zacconi, a teatralizzare i dialoghi di Platone. Io detesto il teatro. L'Ulisse è soprattutto grandissimo cinema, e tutto quello che il cinema, dai Fratelli Lumiere in poi, non è mai riuscito a fare, l'ha fatto Joyce nell'Ulisse. Queste sono immagini di prima, si direbbe, ecco. Mentre il cinema non fa altro che riferire all'immagine morta del set. Ecco, dov'è il set in una pagina dell'Ulisse? E di solito lo scrittore dice anche Stendhaliano, e allora pensò che, pensò alla trasformazione marina, lui attacca trasformazione marina questa. Banalizza ancora di più, occhi castano, azzurro, salino, morte marina, la più miseria di tutte le morti note all'uomo, imbecillità clamorosa, è quasi è un fumetto del pensiero. Tutto il romanzo che noi conosciamo tradizionale nasce intorno al personaggio. Cosa avviene del personaggio nell'Ulisse? Che cosa sono i personaggi dell'Ulisse? Portatori di nomi? Riuscire a rendere tutta questa banalità attraverso un'altra scrittura, cosa che Zola, grande scrittore, sognerebbe, che Stendhal, sommo scrittore, sognerebbe, ma sono scrittori, credono davvero di aver espresso il pensiero del di dentro. E che questo coincida, lo ripeto, col pensiero del di fuori. Solamente a James Joyce è stato dato, sono disgrazie, oppure sono fortune, avventure. Sarà data questa chance. Bisogna essere visitati, è inutile cercare le cose. Gli è stato dato il dono dell'immediato. La banalità dei cosiddetti personaggi la si intravede. Qui è la grande, diciamo, il grande magistero di Joyce. Perché la intrasenti, senti gli odori, senti tutto, senti il lezzo, oppure i profumi. A Gibilterra quella notte dove perdemmo il battello ad Algeciras, dove lui mi disse che ero un fior di montagna, sì, siamo tutti fiori. Ecco. Si sente che sta pensando una donnetta, ecco, dal cervellino così che è Molly Bloom. Si sente tutto questo, ma non c'è.